Lorenzo Necci, un uomo ad alta velocità in un paese bloccato, un innovatore, un manager con una visione, con il sogno dell'alta velocità ferroviaria. Alla Rapacis, il convegno organizzato dalla Fondazione Lorenzo Necci, da Roma Incontra e dall'agenzia Dire sul libro che raccoglie tutti gli scritti del manager, Memento, la mia storia, delle edizioni Maggi. Tanti gli interventi di esponenti del mondo politico ed economico. Ha aperto la figlia Alessandra, che ha ricordato il padre scomparso 7 anni fa come convinto sostenitore delle infrastrutture. Signori, io desidero innanzitutto ringraziare a nome della Fondazione Necci, a nome di mia madre, a nome di mio fratello, a nome di mio figlio, a nome di tutti i componenti della Fondazione, gli autorevoli partecipanti che sono qui stasera. E che per tutta la vita ha lottato contro la svendita del paese, concentrando l'attenzione su quattro emergenze: quella morale, istituzionale, competitiva e appunto infrastrutturale. Alessandra Necci racconta l'alta velocità di mio padre, che non voleva essere un record, ma un tassello di un sistema che comprendeva le merci, i pendolari e lo sviluppo di tutto il paese. Siamo Alessandra Necci, si presenta il libro Memento, la mia storia di Lorenzo Necci, suo padre, un uomo ad alta velocità in un paese che però a un certo punto ha avuto paura di questo personaggio che voleva dare tanto e che è stato bloccato. Ma sai, mio padre aveva innanzitutto una mentalità del progetto. Lui era un uomo che credeva nel progetto e nella visione e credeva che in Italia ci fossero quattro emergenze da risolvere, cioè l'emergenza infrastrutturale, l'emergenza, diciamo, la questione morale, l'emergenza delle riforme istituzionali e competitività e debito pubblico. Dice, tutta la sua vita lui ha lottato contro la svendita del sistema paese, tant'è che uno dei suoi libri si intitola L'Italia svenduta, e il fatto di avere sempre lottato contro un paese appunto svenduto, un paese in saldo, un paese di transito, il fatto che lui volesse ridare all'Italia la centralità nell'euro mediterraneo che riteneva indispensabile per compensare la forza della Germania e dello slittamento ad est, forse non è stato privo di influenza in alcune vicende successive. C'è una fondazione intestata a lui e c'è un libro che raccoglie, diciamo, il suo lavoro, i suoi progetti, le sue idee. Sì, la fondazione è nata poco dopo la sua scomparsa, di cui ricorre oggi, come sapete, il 7º anniversario, infatti si chiama Lorenzo Necci, e il libro è una raccolta di scritti di mio padre, tutti scritti suoi che noi abbiamo ordinato perché erano scritti in alcuni quaderni, addirittura a mano, e con la Dire e con la casa editrice Maggi abbiamo poi pubblicato. Grazie. Gianni Letta ha sottolineato la visione non comune di un manager che sapeva pensare in grande, vedere in anticipo e più in là degli altri. Su quella rete immaginata da Necci, ricorda l'ex sottosegretario, oggi corrono i treni di FS e NTV. Lo ha fatto ancora una volta con un amore filiale ammirevole, ma anche con una passione civile che è altrettanto ammirevole. E non ho la pretesa di parlare prima che tanti illustri personaggi, chiamati da Enrico Cesenetto a ricordare la figura e l'opera di Lorenzo Necci, lo possano fare con la competenza che gli è propria e con quel bagaglio di ricordi, perché vedo tra loro, così come vedo in questa affollatissima platea, tanti protagonisti di quella vicenda, tante persone, tanti personaggi che condivisero quella passione e quel sogno con Lorenzo Necci e che ne hanno accompagnato quell'avventura straordinaria, poi tristemente interrotta. Il presidente della Commissione Lavoro al Senato, Maurizio Sacconi, ricostruendo le vicende giudiziarie di Lorenzo Necci, 42 procedimenti e solo una condanna per un episodio marginale, ha fatto un parallelo sulla recessione di oggi e i primi anni 90. L'Italia smette di crescere, sottolinea, per mano interna, per un trauma non assorbito, che è stato quello di Tangentopoli, che ha avuto un effetto devastante sul paese e l'economia. Per il giornalista Massimo Tosti fu una vera persecuzione giudiziaria. In 8 mesi lo trasformarono da Mago Merlino ad Al Capone.